Dal Vangelo secondo Luca. Gesù si trovava in un luogo a pregare. Quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Ed egli disse loro: Quando pregate, dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano e perdona a noi i nostri peccati. Anche noi, infatti, perdoniamo a ogni nostro debitore e non abbandonarci alla tentazione. Poi disse loro: Se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: Amico, prestami tre pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli. E se quello dall'interno gli risponde: Non mi importunare, la porta è già chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani. Vi dico che, anche se non si alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono. Ebbene, io vi dico, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Nel nostro cammino di fede, la preghiera ha un ruolo fondamentale per il nostro rapporto con Dio e con il prossimo. Le letture di questa 17ª domenica del tempo ordinario mettono in risalto la preghiera e i diversi modi di pregare, e dobbiamo stare attenti che questa non si traduca in un semplice elenco di richieste che vorremmo che Dio esaudisca per nostro tornaconto. Questo vorrebbe dire snaturare quello che sta a fondamento della preghiera, ossia, come per Maria domenica scorsa, non il dire noi, ma metterci in ascolto di Lui. Allora ecco che la nostra preghiera non sarà più guidata dalla nostra ragione, ma dal nostro cuore. E per non sbagliare, anche noi oggi dovremmo chiedere, come l'Apostolo del Vangelo: Signore, insegnaci a pregare. Come anticipato, le letture odierne ci insegnano almeno tre modi diversi di pregare. La prima è tratta dal libro della Genesi, dove troviamo la preghiera intercessione di Abramo in favore delle città di Sodoma e Gomorra. Il loro grido era salito su in alto ed il loro peccato era grande, ma Abramo ha compassione degli abitanti di queste città e intercede per loro presso Dio affinché non li distrugga. Con una preghiera
che si fa via via più audaci, se vogliamo, ma al solo scopo di salvarli, confidando che in queste città ci sia qualche persona giusta, per merito delle quali non sarebbero sterminati tutti. Ma la realtà, purtroppo, è che persone giuste non ce n'erano. Nel Vangelo troviamo altri due modi di pregare. La prima, con la preghiera che Gesù insegna agli Apostoli, la più grande, colei che più di tutte ci rende vicini a Dio Padre. La versione lucana della preghiera del Padre nostro è un po' diversa da quella di Matteo, che la liturgia ha preso come riferimento, ma che comunque ha in sé tutte le parti principali, mancando principalmente della parola nostro, riferita al Padre, alla quale noi cristiani siamo molto affezionati. In lei troviamo il senso di sentirci figli, ma anche un modo di sentirci tutti fratelli. Un altro insegnamento che apprendiamo dal Vangelo è che c'è una preghiera d'aiuto che sarà sempre esaudita se questa è rivolta ad un amico, e lo possiamo verificare nella nostra vita. Quando mai un nostro amico ci ha detto no ad una nostra richiesta d'aiuto? O quando mai noi abbiamo detto no alla richiesta d'aiuto di un nostro amico? Mai, credo. Infatti, per l'amico siamo pronti a scomodarci in qualsiasi momento del giorno e della notte. Tutto gira intorno ad un'affermazione. Sei o non sei amico? Perché se sei amico non mi disturbi, ma se non mi sei amico emergono inevitabilmente alcuni limiti, senza eventualmente precludere l'aiuto. È bella l'indicazione che troviamo all'inizio del Vangelo. Gesù si trovava in un luogo a pregare. Non tutti i luoghi sono uguali. Ognuno di noi ha un suo luogo fisico privilegiato dove ritirarsi in preghiera, chi in una chiesa, chi nella sua camera, chi in montagna. Qualunque sia questo luogo, sappiamo quale importanza abbia per ognuno di noi trovarci in preghiera, proprio dove noi riusciamo a sentirci più vicini al Signore, in contemplazione, in raccoglimento, e anche tramite questo accrescere la nostra fede. Chiediamo allora l'aiuto allo Spirito Santo affinché ci sostenga nella nostra preghiera e, sull'insegnamento dell'odierna parola di Dio, sappiamo rivolgerci al Padre come Lui ci chiede.